Come potete notare anche quest'oggi, buongiorno innanzitutto, sono in redazione, era successo che col Villareal diciamo che non aveva portato molto bene alla Juventus, questa volta insomma è andata meglio, ma lasciamo stare queste cavolate, cavolate, parliamo di questa partita che la Juve ha chiuso diciamo, nel primo tempo, giocando anche sostanzialmente bene, bisogna tenere conto naturalmente anche dell'avversaria di quest'oggi che era decisamente anche inferiore al Villareal. Però diciamo così, la Juve ha messo a posto la pratica, eh, conseguendo il sedicesimo risultato utile consecutivo. Sta per finire la partita, non è ancora eh, completamente terminata. C'è un Allegri piuttosto nervoso, anche perché nel secondo tempo la Juve ha concesso parecchio alla Salernitana, almeno quattro tiri in porta, uno nel primo tempo, due parate importanti di Scesni. Era un calo che si poteva anche prevedere, ma che può anche dare fastidio, se appunto eh, praticato anche in una partita contro la Salernitana, però, quello che contava quest'oggi era innanzitutto l'aspetto della risposta della squadra eh, dopo la sconfitta in casa contro il Villarreal. E diciamo che la risposta c'è stata, tenendo conto comunque anche della consistenza dell'avversario. L'altro aspetto era appunto continuare in questa marcia di avvicinamento all'Inter. Eh, che è il prossimo obiettivo diciamo così, di classifica e, soprattutto, il prossimo obiettivo di campionato, visto che dopo la sosta ci sarà lo scontro diretto e le due squadre al netto. Intanto c'è stato un altro pericolo eh, potenziale in area della Juve, al netto della eh, partita che devono recuperare i giocatori di Inzaghi. Insomma, porta la Juve ad un punto solo dai nerazzurri alla vigilia, del, o comunque in prossimità, ecco, dello scontro diretto. Una volta che sarà ripreso il campionato, arriva il fisco dell'arbitro. Che devo dire sostanzialmente, mi sembra che abbia utilizzato un po' troppi cartellini gialli, come ad esempio quello di Luca Pellegrini, che era diffidato e salterà appunto la sfida con l'Inter. Secondo me, quantomeno dal VAR c'era il margine per andarsi a rivedere un po' meglio quell'azione. Non credo che Pellegrini avesse interesse a simulare una caduta in area in quel frangente. E... <coughs> E poi eh, c'è da rimarcare in questo momento c'è anche un'invasione di campo da parte di un tifoso. Insomma, si chiude con una certa ilarità da parte dello stadio, eh, non è stato ammonito Vlaovic, eh, questo è importantissimo, non è stato ammonito Morata e questo è altrettanto importantissimo. E poi il discorso a parte è relativo a, a Paolo Di Bala. Diciamo che il calcio a volte sceglie dei momenti particolari. Eh, per determinati giocatori domani, a quanto pare, ci sarà l'incontro tra la società e chi rappresenta Paolo Di Bala. Non abbiamo ancora capito bene chi lo rappresenta. <coughs> e Di Bala cosa fa? Segna oggi al rientro in campo dal, dal primo minuto. Esultanza normale, non c'è stata nessuna sfumatura polemica, però è chiaro che un gol segnato da Di Bala il giorno prima che si discuta il suo futuro, peraltro abbastanza chiaro non nel senso di rinnovo, ma secondo me nel senso di, eh, dell'altra direzione, insomma ha un suo peso, tutto questo ha un suo peso. Gli verrà proposta una soluzione di tre anni a 7 milioni di netti l'anno. Secondo me se l'accetta ha un po' del clamoroso, però naturalmente dobbiamo stare ad aspettare un po' l'evoluzione di questi eventi e a quanto pare non c'è da aspettare tantissimo. È tornato al gol di Usan era importante anche per lui dal punto di vista psicologico, perché erano tre partite che non segnava e tutto questo rischiava di fare notizia qualora fosse arrivata la quarta partita senza un gol dell'attaccante serbo in conclusione juve fuori dalla champions questo lo sappiamo già da qualche giorno juve dentro al campionato dentro al discorso del, del quarto posto ulteriormente consolidato quest'oggi con questa possibilità già paventata da allegri nella vigilia di ieri di provare ad agganciare l'inter ieri eh, Allegri dava per scontato che l'Inter battesse la Fiorentina, diciamo che un po' di gufata eh, era contenuta in queste parole ed è andata a segno, la Juve ha l'opportunità, ripeto sempre al netto della partita dei Nerazzurri contro il Bologna, addirittura, non lo dico, <ride> non lo dico, <ride> non lo dico, ma ha una buona possibilità insomma, ha una buona possibilità di dire la sua, ecco, di puntare quantomeno al terzo posto, diciamo così. La chiudiamo qua, ragazzi. Naturalmente, io vi ringrazio come sempre. Vi invito ad iscrivervi al mio canale. Vi faccio salutare dal mio collega Carlo Landoni, che vedete là dietro e vi saluta sì, anche no, lui, naturalmente. Con il quale. Di, di vai, vai, cosa, tutto, la tutto quello che volta vuoi. che fai questo video Mettiti un po' più in lì che c'è la Juve 83-84, quella di Coppa Coppe e Campionato con Zof, Gentile, Cabrini, tutti i campioni. E con Messie e Platini. E quando si parla di Platini, io mi inginocchio sempre. Bene, con questa scena di Carlo Landoni, io vi porto i miei saluti e iscrivetevi al canale. Naturalmente, no, noi ci vediamo domani per gli approfondimenti di rito col doppio video quotidiano: Juve vi Batte e 2-0. Come dice Lino Banfi in un film tra la bella umana zitti, e basta così. No, Scusa, ma siccome vedere... ha detto una stupidaggine, Zoffi era preparatore dei portieri, c'era Tacconi in porta. Ah, è vero, eh, è vero, è la rettifica, perché è importantissimo. Il giornalista deve rettificare quando sbaglia. Grazie a Carlo Landona. Grazie per l'errore. <ride> ciao ragazzi, a domani. Iscrivetevi al canale, eh, mi raccomando. Ciao 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 ciao.